Allora, buonasera, buonasera a tutti. Visto che i miei precedenti mi hanno, come dire, non si sente? Allora, cercherò anche io di essere molto veloce, visto che abbiamo preso questo nuovo trend. Allora, finora si è parlato del fatto che ci si mette impegno, passione, che siamo tutti volontari per fare la rieducazione. Però si è anche evidenziato il fatto che tanta gente lavora per arrivare a questo risultato. E si è parlato anche dei soldi, cioè si è detto che comunque questa attività costa molti soldi. Il collega del gruppo storico romano che mi ha preceduto mi ha dato dei numeri impressionanti. E quindi colgo questa occasione per dire, con riferimento a questa nuova legge che si sta pensando, questa legge a livello nazionale, che c'è un grosso problema, che il problema è questo. Che l'associazione come strumento giuridico, secondo me, non è più adatto a contenere questo fenomeno. Vi faccio un esempio. Con riferimento al settore sportivo, esiste l'associazione sportiva dilettantistica, che ha permesso agli operatori di questo settore di muoversi in un modo, diciamo, tra virgolette, differente. Parlavo prima con Antonio, leggo a distanza, e mi raccontava un episodio che magari volevo raccontare a lui, che è in linea su l'osservazione che ho appena fatto. Quindi, se posso dare un suggerimento, oppure in modo simbolico l'indice su un problema che, se non è attuale, comunque emergerà col tempo, c'è bisogno di un nuovo strumento giuridico. Quindi, all'interno di questa normativa, di questo libro bianco, un capitolo a parte lo si dovrebbe riservare a questo specifico argomento. La rievocazione storica con gli attuali strumenti giuridici, secondo il mio giudizio, non è più possibile che sia gestita così come è stata gestita finora. Da dove arrivano le sponsorizzazioni? Dove vanno? Come si indennizza? Perché non parliamo di retribuzione di un lavoro, perché è vero che la gente lo fa in modo spontaneo, ma in realtà è un lavoro superato un certo limite. O comunque ritengo che sia un diritto parlare in termini di indennizzi. I soldi possono venire dalla Regione Puglia, possono venire dalle organizzazioni pubbliche, istituzioni, eccetera, ma comunque c'è un grosso problema. Sulle sedie, qui, queste qui di colore rosso, c'è scritto dietro, c'è una parola bellissima, che sembra servizio centralizzato di gestione costi, roba del genere. Ecco, magari con un po' di fantasia si potrebbe pensare a una sorta di centro nazionale per la sponsorizzazione da distribuire poi ai vari soggetti che via via entrano nell'ambito della rieducazione storica. E questa, diciamo così, è uno dei due argomenti sui quali volevo, come ho detto prima, in modo diciamo simbolico, porre l'indice. L'altro, visto che da poco tempo faccio il responsabile della comunicazione del gruppo storico romano, è questo, cioè vorrei bruciare una notizia. Parlando prima con Filippo, si diceva di, diciamo così, di fare delle contaminazioni. Tutto sommato, perché no? Noi, con riferimento al gruppo storico romano, diciamo così, ci sono pensati della Pastum, ma non così come si potrebbe, argomento, questo tema sviluppare con una sinergia con un'associazione che fa del calcio storico l'oggetto principale della sua rievocazione. Sicuramente avrei altro da dire. A sostegno di quello che ha detto Andrea Bocconini, posso dire che io qui con me ho una tessera di iscrizione alla mia associazione, una tessera che è costata 60 euro. Non potete certo immaginare che con questi 60 euro io e altri 120 iscritti alla nostra associazione possiamo sostenere i costi del gruppo storico romano. Ripeto, per me è veramente un grosso problema, dobbiamo pensarci adesso, perché poi col tempo sicuramente nascerà qualche problema, sicuramente verrà fuori qualche scandalo, sicuramente tutto ciò getterà una cattiva luce sulla rievocazione storica. Da ultimo, sempre in tema di, diciamo così, per evidenziare i problemi, perché gli elogi sono stati fatti, anzi colgo l'occasione per dire, noi ci avevamo pensato agli stati generali, forse non avevamo pensato proprio a questa parola, agli stati generali, però avevamo pensato ci sarebbe bisogno di un coordinamento a livello nazionale, eccetera. Voi l'avete fatto, complimenti, io penso che anche altri qui hanno pensato a qualcosa del genere, quindi veramente dei sinceri complimenti per la vostra iniziativa. Commentavo con Andrea, noi non ci siamo riusciti, quindi in senso sportivo veramente un grande elogio, abbiamo l'occasione di farlo. Dico da ultimo e faccio una battuta, un po' calcando anche, diciamo così, sull'accento. A Roma noi ci avevamo il problema dei plasticoni. Allora, cosa sono i plasticoni? I plasticoni sono delle persone che non sono dei rivoltatori storici, sono della gente poveraccia che va in giro intorno al Colosseo, si mette degli oggetti di plastica in testa
Che fanno? Prendono in giro i turisti, creano una cattiva immagine del sistema paese, in particolare della locazione storica. Ecco, all'interno di questa legge sicuramente questo sarà un altro degli argomenti da affrontare. Ho concluso e ringrazio tutti quanti per la partecipazione.